Martedì 18 gennaio una slavina si è staccata dal massiccio del Gran Sasso e si è abbattuta con tutta la sua violenza sull'hotel Rigopiano, dove 24 clienti e 8 membri del personale si stavano preparando per lasciare il posto dopo l'eccezionale nevicata di quelle ore. Erano in attesa di una turbina spalaneve che non riusciva ad arrivare ed hanno lanciato un SOS. Era di pomeriggio. I primi soccorsi sono giunti sul posto solo alle 4 del mattino e in condizioni proibitive, sugli sci o con i piedi pelli di foca, quelli che si usano per l'alpinismo estremo. Quello che si trovano davanti è agghiacciante. Silenzio. Un silenzio assordante e inquietante, durato per ore. Un silenzio che non lasciava troppe speranze ed apriva a presagi oscuri fino ai primi ritrovamenti. Poi l'alba. Le immagini dall'alto ancora più inquietanti. La slavina aveva spostato letteralmente di qualche metro l'albergo verso valle. Il giorno prima l'Italia centrale, ancora amatrice, era stata colpita di nuovo da altre scosse di terremoto che hanno variato tra la magnitudo 5.2 e 5.7, mentre a distanza di 50 km si stava per consumare quest'altra tragedia. Se i contorni non fossero così drammatici, verrebbe da pensare alla cosiddetta tempesta perfetta. Terremoto e slavina. Può esistere una correlazione tra i due fenomeni? Lo abbiamo chiesto al geologo Gianvito Graziano. La possibilità che la slavina, e io aggiungerei anche la possibilità che oltre alla slavina ci sia stato anche una frana, comunque un movimento di terra, un movimento gravitativo di terra, sia legato all'induzione, quindi allo scuotimento sismico, è molto probabile. Era il 24 agosto quando la Valle del Tronto fu sconvolta da una prima scossa di magnitudo 6.0, amatrice, accumuli arcuata, rase al suolo. Poi il 30 ottobre toccò a Norcia e si parla questa volta di prevenzione. Come mai ancora noi non riusciamo a mettere su un piano di prevenzione sismica che si possa chiamare tale, cioè qualcosa che non sia un finanziamento a macchia di leopardo, una ricostruzione come quella che ovviamente avverrà nei prossimi mesi, ma che è legata alla zona del Reatino, perché è successo ad agosto ad Amatrice e che sarà la prossima volta legata a un altro territorio, perché la prossima volta si legherà a un altro territorio. Disse bene il vescovo di Rieti il giorno dei funerali delle 292 vittime. Il terremoto non uccide, uccidono soprattutto le opere dell'uomo.